Allora, eccoci qua. Dunque, per pulire la zucca, cosa ci serve? Ci serve intanto, vabbè, purtroppo ho un tagliere. Ho preso questo perché è più spesso, ok? Solo che è un po' piccolo, però non è importante, insomma, andrà fuori, ma non mi interessa, ma tanto il grosso è su qua, a me interessa un punto solido, ok? Quindi un'asse buona. Due coltelli, uno piccolo, ok? E uno più grande, quindi no con coltellini più, va bene, sottili, quindi deve avere anche uno spessore. Il coltello importante, va bene, perché sennò diventa un problema. Poi evitiamo anche cose tipo farlo col pelapatate, cioè cose abbastanza, secondo me, che ti vai solo a complicare la vita e basta, oltre che vai a rompere anche il pelapatate, perché ne romperai diversi per pulire una zucca del genere. Quindi andiamo col coltello. Prima cosa che ci serve quindi è tagliarla in due, ok? Per forza di cose. Quindi come si fa? Allora, prendiamo il coltello più piccolo, ok? Mi raccomando, sempre mai mettere le mani vicino al coltello, cioè, se la mano va di qua il coltello va di qua, ok? Così non possiamo mai farci del male. E vado a partire dal centro in questo modo e vado a fare questo movimento così, ok? Un po' come si fa col grana, no? Andiamo in giù, poi la giriamo, ok? Vedi che va da sola, alla fine non è che ci sia chissà quale, ok, segreto. Giriamo ancora, ci siamo, ok? Ecco, sarebbe interessante anche avere il proprio quello del grana, proprio tac, comunque tac, fatto, ok? Quindi, diciamo che non è complicato. Ah, che profumo, mamma mia, fantastico, guarda che bella zucca, veramente meravigliosa. Qua ci possiamo sbizzarrire nel fare un sacco di cose. Ora, ecco una cosa, chiaramente prima di metterla qua l'ho sciacquata sotto il lavandino per evitare eventuale terra. Semi possono tornarci utili, quindi li mettiamo qua. Adesso possiamo fare, adesso o tagliarla ancora in due, già da adesso possiamo fare questo lavoro qua di levare i semi, quindi, che possiamo far seccare in forno, ok? Io tra l'altro li compro anche perché li uso in diverse mie preparazioni, semi di zucca. In ogni modo, guardate che sia bella matura, e ti accorgi subito anche dal profumo. Appena l'hai aperta, il profumo che esce deve essere veramente notevole, ok? Perfetto. Quindi la zucca è pulita. Come si procede adesso? Semplicemente la rimettiamo giù così. Intanto, come vedi, che lavoro sempre sulle basi, no? Cioè, adesso la metto qua così non si muove, no, è ferma alla sua base. Passo al coltello più grande, ok? Mano, quindi la fisso così, mano sopra, boom, ok? Chiaro? Questo ancora qua. E qua cominciamo a esserci, no? Ora dipende da cosa vuoi farci. Quindi una volta che tu hai la tua zucca fatta così, dipende da cosa vuoi farci, eccetera, eccetera. Quindi può essere che la devi pelare tutta, può essere che puoi farla magari anche con la buccia. Per esempio, se devo farla al forno, a me piace per esempio farla al forno, quindi posso anche farla a fette in questo modo. Ok? Semplicissima, ok? E posso metterla al forno così, per esempio, no? Oppure posso decidere di pelarla, cioè mi serve la polpa, ok, devo pelarla. Come si fa? Okay, non serve il pelapatate, non serve cose strane, ragazzi, non serve neanche il flessibile, abbiamo visto cose abbastanza inquietanti,
va bene, semplicemente col coltello, ragazzi. Cioè, va bene che c'è un po' più di scarto, ma ti voglio vedere appellare la polpera a patate, cose del genere. Cioè, ti metti qua così e fai questo lavoro, ok? Piano piano. Guardate che abbia una base d'appoggio, ok? Qui, come vedi, non si muove e fai questo lavoro. Semplice. Cioè, me lo puoi fare anche su ogni fetta, eh. Uno può farlo anche, se non voglio complicarsi la vita, fa la fetta e poi dopo la pulisce così, eh. Volendo, però trovo molto più semplice, per esempio, farla così. Chiaro che c'è un po' di scarto, mi pare normale, una cosa normale, non bisogna... Cioè, ecco, anche qui, molte volte poi dopo si va a estremizzare, no? Nel senso, va bene... non fare scarti, recuperare, però dove c'è da fare un po' di scarto facciamolo, voglio dire, non muore nessuno, nel senso, questo scarto qua lo buttiamo in giardino, se uno ha giardino, cioè, tanto non puoi mangiarlo, no? Poi alcune bucce cotte invece sono buonissime, okay? Tipo a me piacciono, quindi tipo questa zucca qua io la farò, io ora la faccio così perché voglio farti vedere come si fa a pulirla, ci vuole 5 minuti, ma in ogni caso io se la faccio al forno la metto con tutta la buccia, ok? Fra l'altro a me piace anche. Poi ci sono alcune bucce più morbide, altre meno, ma insomma va bene. E qua ci siamo, come vedi qua fa, mi va in dentro. Quindi non mi posso mettere qua a cavare tutto, perché andrei veramente qua. Ecco, qua sì che vado a sprecare troppo. Beh, quindi qua è chiaro che vado a farmi questo lavoro qua. Cioè, in base poi dopo all'utilizzo. E vado a eliminare questo pezzo, vedi? Chiaramente ci vuole un minimo di pazienza, ok? Chiaro. Guarda che la buccia, che la zucca abbia sempre la base di appoggio. Vedi qua. Tac. Vedi ragazzi, questi lavori però, una cosa importante. Se hai la manualità, falli. Se no, nel senso, devi fare attenzione quando fai questi lavori, eh. Cioè, quando si maneggia col coltello, sempre fare attenzione, ragazzi, specialmente quando abbiamo prodotti scivolosi come questi che scivolano, ok? Ma sempre, mi raccomando, la lama deve andare verso dove non c'è la mano, dalla parte opposta. Cioè, se la mano è di qua, il coltello va di qua, ok? E quindi io non posso farmi male, ok? Bene, e ora vado avanti, ok? Quindi tu hai visto come si fa la zucca, guarda che roba, perfettamente pulita, ora da qua te la fai come vuoi, al cartoccio, la fai marinata, la fai alla griglia, la fai a cubetti, ci fai i gnocchi, tutto quello che vuoi. Oppure la lasci direttamente con la buccia, va benissimo per farla al forno, ok? E tutto qua, ecco. Ci tenevo a fare questo video, proprio... Poi avevo una zucca veramente bella e qua adesso ci farò insomma un po' di cose. Io quando la apro generalmente la pulisco tutta, ok? Non vado a metterla in frigorifero una zucca così, no, pulisco tutto, mi metto in linea, faccio varie cose così che ho la polpa pronta, la zucca al forno pronta, eccetera eccetera, ok? Bene, spero che ti sia piaciuto questo video su come pulire correttamente ma anche facilmente una zucca, va bene? E mi raccomando, seguimi, mettimi like, iscriviti al canale. Ti mando un abbraccio qua, Cristian, Cucina Naturale senza glutine. Ciao.